Cari figlioli, salve, ben ritrovati nel canale, io come sempre sono Dave. Tempo fa vi avevo proposto una soluzione estremamente economica per ovviare al problema del freno a mano. Sì, perché purtroppo sti freni a mano non ce li voglio mai inserire nel kit volante e cliccare sul pulsantino per tirare il freno a mano è un qualcosa di decisamente scomodo, poco pratico e poco realistico. Questo joystick barra freno a mano l'ho usato per tanto tempo, forse già da 3 anni che lo utilizzo, devo dire che mi trovo abbastanza bene. Ho anche fatto delle gare in Dirt Rally 2.0 e mi sono piazzato tra i primi 10 al mondo in molte occasioni, e anche grazie a questo freno a mano. Quindi, oltre ad essere stata una soluzione al freno a mano, è anche stata una buona soluzione. Ma ovviamente c'è molto di più, possiamo sbizzarrirci, ci sono tantissimi freni a mano, guardate quanti ce n'è, un po' delle forme anche strane come questo qua brutto tutto dritto che non mi piace, e altri decisamente più carini come questo. Poi tra le tante cose c'è anche questo qui, se non sbaglio è della Thrustmaster, questo molto bello, costa sui 220-240 euro costicchia, eh. Però questo, oltre a fare da freno a mano in questa configurazione, può fare anche da cambio sequenziale, che non sarebbe male, però diciamo che è un pochettino tanto e lo lascerei da parte. Evitiamo di pensare ai bastoni di scopa messi come freno a mano, che assolutamente non mi piace, tipo questo. Direi proprio no, che è sta roba, non mi piace. E ho trovato questo freno a mano qui, guardate quanto è bello. Mi piace davvero tanto, cinese di origine. Arriverà dalla Cina sicuramente come tantissime altre cose. Davvero molto bello, ci sono 3 colori e pare proprio essere una conversione di un freno a mano vero, idraulico, convertito poi con sensore. Esteticamente anche molto aggressivo, guardate tutto questo bello alluminio anodizzato, anche bello spesso, sembra bello massiccio, quindi perché non comprarlo e provarlo insieme? One eternity later. E dopo una vita mi è arrivata sta sciofeca qua. Apriamola. No, bestemmia. Direi in ballo proprio approssimativo, però la forma trapezoidale mi ha fatto pensare immediatamente che è arrivato finalmente il freno a mano. Presumo che sia questo, ancora non lo so onestamente. Ora spero che non sia altro, magari facciamo lo spacchettamento di un dildo. No, non credo, eh. Ok, vediamo, qua c'è un altro pezzettino di scotch. Oh, vabbè, dai, guardate, non è male. L'impacchettamento non è male, c'è anche un pelo annesso. Cos'è quella roba lì? Una ragnatela, un pelo? No, voi non lo vedete, io sì. Allora, nella scatola non c'è nient'altro. Vediamo cos'è sta roba qua, sarà colla. Sì, è colla. Ok, non ci sono libretti istruzioni, non c'è niente, non c'è fattura, ovviamente. Poi, arrivando dalla Cina, non è che mi aspettassi una fattura. Sembra comunque protetto abbastanza bene, non male. Oh, abbiamo tante belle bollicine da schiacciare. Qua è tutto chiuso, no, si può sfilare da questa parte. Allora, forse è meglio se mettiamo il microfono di casa, non quello del cellulare, che so che fa abbastanza cacare. Allora, vediamo un pochettino. Beh, dai, esteticamente non è assolutamente male. Bellino. Bello, dai. Rispecchia assolutamente quello che si vedeva in foto, quindi... C'è un po' di grasso qua, un po' di grasso qua e là che adesso andremo a pulire. La fascetta, guardate come hanno messo per bene la fascetta che tiene l'USB con tanto di questo, come possiamo chiamarlo, portacavo, fermacavo. C'è anche questo gancetto qui che dovrebbe servire a tenere in posizione... un po' duro così a mano libera. Ok, non credo che si possa, è puramente estetico. Qui sotto abbiamo la scheda cinesissima, spero che si veda, scheda che permette di rilevare il movimento, che se non sbaglio è a 14 bit, ovviamente progressivo. Il freno a mano risulta stabile, non ha né giochi né niente, guardate, è tutto bello fisso. Questa spugnetta è un pochettino risicata, eh. Temo che non durerà molto, questa spugnetta non si sfila, ok, temevo invece che si sfilasse facilmente. Vabbè, dai, la primissima impressione è di un prodotto comunque valido, mi sto solo smerdando con questo grasso che hanno messo qua e là. Il connettore USB non sembra neanche malaccio, in foto era terribile, c'era questa parte che era scollata, quindi temevo il peggio, ma tutto sommato
Anche il connettore direi che è promosso, il cavo è abbastanza fine, duro, non è gommoso, molto molto fine come sezione, però vabbè. Sarà lungo circa un metro, quindi tutto sommato ci sta. Non sono stati messi in dotazione viti niente, quindi dobbiamo andare a procurarci queste viti qua. Questo che sembrerebbe carbonio in realtà è un finto carbonio, però è molto molto bello esteticamente. Quasi quasi imbroglia, sembra quasi carbonio. Su questa piastra c'è appunto attaccata la scheda per interfacciarsi al PC. È un pochettino ballerina, è fissata solamente qui e qui. Però vabbè, tutto sommato non è una cosa che si va a toccare o muovere. Va bene, io direi come prima occhiata possiamo concludere qua e definirci anche soddisfatti. Adesso lo montiamo e vediamo un pochettino come va. Freno a mano tirato. E partiamo a cannone. Spettacolo! Col freno a mano è tutt'altra figata, siamo finiti un po' lunghi qua, Che pelo! Che pelo! Abbiamo sfanalato davanti! Pericolo, pericolo! Ah, quanto è bello fare le gincane, se poi si ha un freno a mano così è una figata, una vera figata. Beh, che dire figlioli, il freno a mano è estremamente efficace. Bene, ho lasciato passare lì circa 2 settimane prima di voler tirare le conclusioni per questo freno a mano. Io l'ho giocato prevalentemente in Dirt Rally 2 e devo dire con grande soddisfazione, infatti il video non mente. Difetti? Beh, essere sincero non ne ho trovati, ad eccezione di uno, all'incirca dopo un'ora di utilizzo ho incominciato a cigolare, cosa che veramente non mi aspettavo, anche perché abbiamo visto che era tutto bello inzuppato di grasso, ma evidentemente qualche parte di attrito non è sufficientemente ingrassata e quindi tirando cigola. Bisogna anche poi tenere a mente che se non si tira perpendicolari al movimento del freno a mano, magari qualche parte meccanica è più sotto sforzo e potrebbe sfregare maggiormente creando appunto questo cigolio. E questo infatti è importante, installare il freno a mano in maniera corretta dando la giusta inclinazione. Non l'ho messo infatti parallelo al volante, ma l'ho inclinato un pochettino verso di me. E detto questo non c'è altro da aggiungere, quello che abbiamo visto precedentemente lo confermo, funziona per il momento, dopo 2 settimane ancora bene. E voglio fare una piccola precisazione, il freno a mano l'ho trovato io, l'ho comprato io, non sono stato pagato per fare questa recensione, quindi quello che vi sto dicendo è realmente il mio pensiero, libero da qualunque condizionamento economico. Personalmente l'ho comprato in Cina, ci è voluto oltre 1 mese e mezzo di attesa per arrivare, ci sono state le tasse doganali, ma direi che nonostante ciò sono soddisfatto del prodotto. Se voi lo trovate a meno di 100 euro, magari già sul suolo italiano, vi risparmiate tutto il tempo di attesa e le spese doganali e rimarrebbe comunque un valido acquisto. Infatti secondo me sotto questa cifra, sotto i 100 euro, è sicuramente tra le migliori soluzioni che possiamo trovare. Poi non metto in discussione che magari un freno a mano da 200 euro dia un feedback migliore, anche se poi
per quel che riguarda l'efficacia in gioco non credo che faccia tanta differenza. La leva è davvero molto lunga, un'escursione molto lunga, e questo ci permette di modulare al meglio la potenza frenante delle ruote posteriori. Voglio anche segnalarvi che c'è all'incirca un 10% di zona morta nella parte iniziale e circa un 5% di zona morta nella parte finale. A questo punto credo di avervi detto un po' tutto, quindi possiamo concludere qua il video. Io spero che vi sia piaciuto, se vi è tornato comodo mi raccomando lasciate un bel like, e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao a tutti!